Ciao ragazzi e buon sabato, un sabato di una bella giornata di sole, ma di una bella giornata perché finalmente il Milan ha vinto. Adesso ne parliamo insieme perché oggi non vi ho ancora dato le mie pagelle, quindi pollicione, iscrizione, campanella per le notifiche, vi ringrazio. Se vi va, iscrivetevi. Ho aspettato a fare il video con le pagelle, il video di commento, diciamo, la partita, perché ho voluto lasciarvi godere, senza rompervi le scatole, la live reaction di ieri, perché non so, è una di quelle che mi ha dato più soddisfazione, nel senso non personale, ma che ricorderò con più soddisfazione, perché era un momento difficilissimo, è un momento difficile. Perché non è che sia tornato tutto come prima, però era un momento molto complicato. E quindi secondo me sono venuti fuori tutti i valori del Milan, tutti i valori dei tifosi del Milan, tutti i valori che girano attorno alla società che amiamo, alla squadra che amiamo. Come potete vedere dalla live, se non l'avete vista, potete andare a vederla. Non sono stato tenero nel primo tempo, nel giudizio della squadra, perché era lì sotto gli occhi di tutti. E quindi ho sottolineato tutte le difficoltà che avevamo, tutte. Quindi non è che si può dire che ho visto un'altra partita o che no, l'ho proprio dichiarato. Ho fatto vari passaggi proprio commentando le difficoltà, eppure lo stadio non ha mai, mai, mai mollato la squadra. Mai. Io temevo che alla fine del primo tempo o col passare dei minuti lo stadio magari si scollasse, no? Quella che era l'anima della curva che continuava a cantare. Col resto dello stadio è successo diverse volte, è successo spesso negli anni in cui io ricordo di essere stato allo stadio. E invece stavolta no. Tutti sono rimasti, tutti i 68.000 presenti ieri sono rimasti a fianco alla squadra. Quindi è finito il primo tempo, nessuno ha fatto drammi, la squadra è potuta rientrare negli spogliatoi senza che fosse successo un dramma, diciamo, che ci fosse stata nessuna contestazione. E i ragazzi quando sono rientrati erano obiettivamente diversi, perché come se un obiettivo a dire che il primo tempo è stato un mezzo disastro, sono altrettanto obiettivo a dire che nel secondo tempo la partita secondo me l'abbiamo meritata. Oggi vedo rappresentazioni giornalistiche, io capisco che il giornale Rosa sia di Cairo, che Cairo sia molto potente mediaticamente a livello di proprietà mediatiche, però insomma far passare il Torino come il Real Madrid e il Milan che ha vinto per caso, ma anche no. Il Torino non mi ha fatto assolutamente nessunissima impressione particolare, ha fatto una partita normalissima, con un Milan in grandissima difficoltà nel primo tempo. L'unica cosa che ha creato è stato un pericolo perché c'è stato un equivoco tra Tata e Kjaer, Kjaer è scivolato e quindi Sanabria praticamente ha potuto battere senza opposizione, ma per il resto nulla. Sì, tanta presenza nella nostra metà campo, tanto pressing che ci costringeva sempre al rilancio lungo di Tata, ma stringi, stringi, poca roba. Nel secondo tempo un paio di tiri da fuori aria, ma poi noi abbiamo iniziato a giocare. Poi noi abbiamo cominciato a creare anche perché prima di segnare il gol abbiamo l'occasione limpida di Leao, abbiamo l'occasione limpida di Giroud. Ma oltre all'occasione si percepiva proprio qualcosa di diverso, ad esempio Teo. Teo sapete che è molto,
ve l'ho detto spesso, è la mia spia. Spia non nel senso che mi racconta qualcosa, spia nel senso che da lui, secondo me, cioè, si determina molto della prestazione del Milan. Cioè, quando Teo gioca bene, quando Teo gioca, il Milan crea, il Milan spesso vince, il Milan segna. Col Teo spento di questo inizio anno, il Milan non esisteva. Cioè, è un po' una cartina di tornasole, per il mio giudizio, e anche per la stima che ho di Teo, probabilmente. Quindi vedere Teo crescere nel secondo tempo mi ha dato speranza, mi ha dato qualche certezza in più. Infatti qualche occasione è venuta, lui ha fatto l'assist e poteva fare il gol perché è andato vicinissimo il gol in quell'occasione che col 2-0 avrebbe chiuso definitivamente la partita. Però diciamo che anche sull'1-0 temevo, ma no? Temevo che la squadra avesse paura, avesse il braccino e quindi il Torino cominciasse a creare pericoli e non vedevo il traguardo finale, diciamo, no? Invece l'abbiamo gestita bene, siamo stati lucidi, siamo stati sicuri, tranquilli. Quindi devo dire che anche se non mi faccio grosse illusioni per martedì, sicuramente devo dire che ho rivisto in parte un po' di quello spirito che ci contraddistingueva, un po' di quell'anima, insomma, non l'abbiamo dispersa totalmente, qualcosa c'è ancora. Quindi, ecco, gli amici giornalai che stamattina parlano di questa partita come se il Milan avesse vinto per un incidente di percorso, insomma, dico due cose. Una, leccate meno i vostri padroni perché non è dignitoso, non è per nulla dignitoso. Leccate meno, leccate meno. E due, noi non pensiamo di aver fatto chissà cosa, anche perché il Torino non era chissà cosa. Però siamo soddisfatti di quello che abbiamo visto, della piccola reazione che abbiamo visto. È quello che volevamo, è quello che lo stadio chiedeva e lo stadio ha avuto. Per cui ci accontenteremo di poco, può darsi, ma l'anima del Milan c'è ancora e questo è quello che conta. Per quanto riguarda le pagelle, con un 6 a Tata, un 7 a Kalulu, a me è piaciuto anche nel primo tempo. Un 5 e mezzo a Kier, Kier è veramente in difficoltà. Un 7 e mezzo a Chao, ecco, abbiamo scoperto Chao. Se una cosa posso rimproverare al mister è che Chao forse lo potevamo scoprire un po' prima, che Vranx andrebbe scoperto, in parte anche Adli. Insomma, si poteva avere un po' di coraggio prima. Comunque, bravissimo, ciao. Direi che è una bellissima scoperta. Salamandra, mi è piaciuto nel primo tempo, nel secondo tempo un po' meno. Comunque, un 6 lo prende. Teo sarebbe da 5 il primo tempo e da 7 il secondo. Però, siccome Teo è l'anima, sapete cosa, la stima che ho per Teo, io gli do 7 per il secondo tempo, per l'assist e per il quasi gol e perché mi ha ridato emozioni. Centrocampo, Tonali in difficoltà, l'ho visto in primo tempo veramente in grandissima difficoltà, un po' il secondo tempo è salito, però è un Tonali da 5 e mezzo, un Krunic da 5. Krunic proprio non ci siamo. Krunic nel primo tempo né nel secondo tempo non ha dato poco, ha dato nulla. E poi vediamo, mi sto perdendo la formazione. Ah, Diaz, volenteroso ma conclude, è inconcludente. Quindi gli do un 6 per l'impegno perché si è sbattuto anche nel primo tempo. È che a un certo punto vai, 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 ma sbatte contro l'avversario, finisce a terra e quasi mai gli fischiano il fallo. Giroud, no, Giroud per ultimo, Leao, 5,
il più deludente, evanescente, in primo tempo pochissimo, quasi nulla, secondo tempo ha un'ottima occasione, ma è un po' indeciso, è un po' indolente, si becca due o tre rimbrotti da Giroud che gli dice pensa a giocare, non ti fermare, mentre lui soprattutto sullo 0-0 due o tre volte si ferma, chissà a guardare, a pensare a cosa, e Giroud lo riprende due o tre volte. E anche per questo Giroud merita un bel 7,5 come Chao, perché oltre a sbattersi, anche sbagliando, per carità, però non smette mai di lottare, non smette mai, non esce mai dal campo, e nel secondo tempo fa l'assist per Leao, fa un gol bellissimo da centravanti puro, da centravanti di potenza. E c'è sempre, quando hai bisogno di lui, Olivier, anche in difficoltà fisica, ma c'è sempre. I cambi, diciamo, da un 6 a tutti, nessuno che è particolarmente salito in cattedra, nessuno ha fatto dei danni, quindi un 6 a livello generale. Al mister, ma mister, direi che gli do un 6 perché comunque nel secondo tempo è riuscito a tirar su un po' i ragazzi, a metterli in campo un po' più aggressivi, perché ha scelto Chao, è stata un'ottima scelta, un'ottima intuizione. Però il primo tempo, diciamo, è lì un po' da vedere, ancora, 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 non ci siamo. Ragazzi, sono soddisfatto perché sinceramente avevo paura che ieri fosse il crollo totale. E invece vedere che i Lecca giornalai ci sono rimasti male mi fa un enorme piacere. Dal vostro bandito rossonero una buonissima serata, un buon sabato sera, ci sentiamo domani mattina e mi raccomando, iscrivetevi, mettete un like se vi va, ecco cosa volevo dire, mi raccomando. Chi non l'ha visto, vada a rivedersi la live, anche se sul gol sono un po' matto sul gol, quando mi rivedo dico mannaggia, però questa è l'anima rossonera che viene fuori nel momento più bello, nel momento del gol. Quindi ragazzi, buona serata dal vostro bandito rossonero, un abbraccio, a domani, forza Milan sempre, forza Milan sempre, forza Milan sempre.